Ciao, sono Claudio Giudici da Firenze e vi rilascio questo video intervento che sostanzialmente si rende necessario soprattutto dopo la ripresa della lettera inviata al Financial Times. Ben due passaggi addirittura ci sono stati concessi. Io ho scritto questa lettera in qualità di presidente di un sindacato autonomo dei tassisti, Uritaxi, la più importante sigla sindacale qui in Italia, di cui appunto io sono presidente regionale della regione Toscana. Bene, la battaglia contro il governo Monti sta andando avanti. Sarebbe ingenuo pensare che si trattasse di una battaglia limitatamente, il cui focus è limitato al settore taxi. Si tratta di un qualcosa, come ben comprenderete, di ben più strategico, di ben più importante. Perché scriveva Financial Times? Il Financial Times aveva fatto riferimento ad la solita lettura, le corporazioni, le varie lobby che impediscano a Monti di fare il bene dell'Italia. Ho scritto loro, facendo presente diversamente che per fortuna in Italia vi è ancora un sistema democratico, nonostante il congelamento del normale meccanismo di individuazione della premiership, no? Che come saprete ha portato all'individuazione di un cosiddetto governo tecnico. Noi sappiamo bene che questo governo ha una precisa mission, che non è quella di salvare l'Italia. Questo governo ha un ruolo che gli è stato richiesto dall'oligarchia finanziaria internazionale. In sostanza, salvare l'euro e salvare il sistema bancario nazionale ed internazionale strettamente connessi l'uno all'altro. La battaglia dei tassisti ha riguardato cosa? La lettera scritta appunto a Financial Times fa luce, pone l'accento su un fatto: i lavoratori del settore taxi, del settore delle farmacie, del settore della distribuzione del commercio, gli edicolanti, tutti i settori che dovrebbero essere interessati dalle liberalizzazioni che farebbero parte di questa famosa manovra 2, di questa famosa fase 2 della manovra Monti, in realtà sono sempre dei cittadini. Questi lavoratori sono ancora dei cittadini con un diritto di voto e dunque una capacità di pressione su un sistema che si prefigura ancora parlamentare in Italia, nonostante, ripeto, il congelamento del normale meccanismo di individuazione della premiership. I cittadini, quindi, non, questi cittadini lavoratori non stanno facendo altro che cercare di tutelare il proprio lavoro. Il proprio lavoro da una serie di liberalizzazioni che sarebbero disastrose, disastrose per i lavoratori, disastrose per l'utenza. Noi diciamo che siamo di fronte ad una frode quando parliamo di liberalizzazioni e di privatizzazioni, una frode a danno di lavoratori ed utenti, a danno dei cittadini, una frode orchestrata dagli squali della finanza, orchestrata dall'oligarchia finanziaria. Recentemente è uscito anche uno studio qui in Italia della CGA di Mestre, da cui si evince chiaramente come tutte le liberalizzazioni avviate in Italia dal 1994 ad oggi abbiano sostanzialmente portato ad un aumento esponenziale dei prezzi e delle tariffe, addirittura anche 4 volte superiori rispetto all'inflazione. Dunque ci chiediamo: ma di cosa stiamo parlando? Com'è possibile continuare con questa vera e propria campagna mediatica, con questa propaganda dal lavaggio del cervello ai danni dei cittadini, a danno del tessuto reale, del tessuto produttivo del paese? Siamo non alla fase 2 del Salva Italia, del Cresci Italia. Questi sono gli slogan con cui il governo cerca di vendere un pacco ai cittadini. Siamo alla fase 2 dell'operazione Britannia. In Britannia, come appunto voi ben sapete, è il panfilo della regina Elisabetta, su cui nel giugno del 92 si tenne un'importante riunione che sostanzialmente decideva l'avvio di un grande mercato finanziario in Italia attraverso la svendita di una serie di asset dell'economia reale, in particolare dell'industria, dell'ex industria pubblica, delle banche di interesse nazionale.
ma anche di tutti quei settori che sono di fatto controllati dalla piccola e media impresa italiana, che sono il cuore pulsante del tessuto produttivo italiano. Oggi siamo alla fase 2, a quella fase che farebbe saltare la tenuta sociale del paese, ma che consente la ripatrimonializzazione del settore bancario nazionale ed internazionale, che può così fagocitare, che può parassitare su voci dell'economia reale. In questo caso i taxi, ma possono essere appunto il settore delle farmacie, della distribuzione delle edicole già disintegrate. Si pensa alla prima liberalizzazione avviata nel 2001, ha portato ad una sparizione di circa il 30% delle edicole qui in Italia presenti. Si diceva che la liberalizzazione sarebbe dovuta ad aumentare i numeri dei posti di lavoro, il numero di posti di lavoro. È successo proprio il contrario. Bene. In realtà non si tratta anche, fra l'altro, non si tratta di una ripetizione di quello che è già avvenuto anche nella distribuzione del commercio. In seguito al decreto Bersani del 1998, il commercio, la distribuzione commerciale in Italia è oggi controllata per quasi l'80% dalle grandi compagnie distributive. Quali risparmi? Quale parcellizzazione, diciamo, atomizzazione delle attività più nessuna. Più facilità, come si prometteva, di avere sotto casa il negozio, il fruttivendolo, piuttosto che il venditore di scarpe. È successo diametralmente il contrario. Tutto controllato a grandi catene, molto più difficile, soprattutto per le fasce deboli della popolazione, che hanno difficoltà a raggiungere continuamente centri commerciali. La moria delle piccole attività trasformate in monobilocali o comunque in locali sfitti. Oggi siamo appunto a questa fase 2 dell'operazione Britannia. Si tenta di tenere in piedi il settore bancario pieno di titoli spazzatura, pieno di attivi non più creduti come tali dal mercato stesso. Quindi stiamo assistendo a una vera e propria svalutazione dei valori della capitalizzazione delle banche italiane ed internazionali. Stiamo assistendo a quel fenomeno conosciuto come credit crunch. Diciamo che il sistema si sta autodistruggendo e cerca di rimanere in piedi parassitando su quei pochi settori dell'economia reale che ancora funzionano, ma non sappiamo per quanto. Noi sappiamo benissimo di cosa abbiamo bisogno, quale liberalizzazione, quale deregulation. Noi abbiamo bisogno di ritornare a Franklin Roosevelt. Abbiamo bisogno di una riorganizzazione fallimentare controllata della bisca del sistema bancario, del grande casinò, delle catene di Sant'Antonio, avviate grazie all'abbattimento di accordi di Bretton Woods del 15 agosto 71, grazie all'avvio di quella overdose speculativa rappresentata dai derivati finanziari. Grazie all'abbattimento dello standard Glass-Steagall, un po' in tutto il mondo, o comunque in tutto il sistema transatlantico, noi abbiamo bisogno di riscoprire la tradizione di Franklin Roosevelt, che in Italia fu rappresentata, lo sappiamo bene, da coloro che ci consentirono di uscire dalla distruzione della Seconda Guerra Mondiale, quindi da De Gasperi, Mattei, ma anche la Pira, in Europa Adenauer, Schuman, De Gaulle. Abbiamo bisogno di riscoprire quella tradizione. Se riscopriremo quella tradizione, Mario Monti non sarà il crudele discendente della dinastia dei Maya, venuto qui veramente per far avverare la profezia dei Maya, se mi consentite appunto una battuta. Se avremo il coraggio appunto di fare tutto ciò, ne usciremo da questa crisi e potremo veramente tornare a parlare di un nuovo rinascimento italiano e chissà mondiale.